Baudo alla coppia Vittoria Belvedere e Luca Ward, passando per nomi come Arturo Brachetti, Enrico Brignano, Enrico Montesano, Marco Columbro, Enzo Iacchetti e Simona Martini. La stagione 2014-2015 del Teatro Sistina di Roma, la seconda sotto la direzione di Massimo Romeo Piparo, si preannuncia da record come quella passata, che ha visto 200 giornate di rappresentazioni, 220.000 spettatori e 540 ore di spettacolo, con oltre 10 milioni di incasso. La stagione parte da due pezzi forti come Pippo Baudo ed Enrico Montesano, in coppia con Sistina Story, un doveroso omaggio che il nuovo direttore artistico fa all'indimenticabile tradizione della commedia musicale targata Sistina. La strana coppia. Io parlo in presenza del mio avvocato. Sì, io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, così non va, eh. Chi meglio di voi ci può raccontare il Sistina? Partiamo. Guardi, io ho fatto solo 25 anni qua con Pietro Carinei, 7 commedie musicali. Però Pippo, che lo sai, lui è l'uomo, è il principe della televisione, ma lui ha un grande amore per questo teatro e per le varietà, quindi sa tutto. No, perché io quando sono arrivato a Roma la prima cosa che ho visto è stato il Sistina. Sono entrato e da allora non sono più uscito. Ho visto tutto, ma non solo le grandi compagnie, anche le grandi attrazioni, no, Nat King Cole, Gilbert Bécaud. Di la verità però, tu eri venuto qui e pensavi di vedere la Cappella Sistina. In effetti, sì. In effetti a casa ho detto così. Lo spettacolo è così. Tu sei il narratore e tu sei il testimonial d'eccezione. Sì, non è che sia narratore, ci intersechiamo, lui fa dei numeri, delle cose, cantiamo, guarda, Pippo suoniamo. Pippo fa tutto, farà un tip tap, sì. Uno spogliarello e... Cioè... Lo spogliarello l'ho provato, non mi viene bene, sono di coscia lunga. Noi rendiamo omaggio a questo grande teatro, che chi ci ha visto più o meno presenti, più o meno innamorati, ma insomma gli dobbiamo molto. Poi io sono romano, questo è un teatro di Roma, insomma, e raccontiamo un po' questa storia, ma per esempio sfrutteremo tutte le doti di Pippo, le doti di intrattenitore, di pianista, e insomma ci divertiamo, perché se lui suona il piano e io canto, pensa che accoppiata terribile.